Ma l'hai detto? Siamo partiti. Siamo Ma partiti. dai, io sono in loading. Ma che Come palle, non sono senti PC. la Aspetta, casa? magari ti precipita Giugia. Esatto. Giugia, Dove andiamo, Giugia. ragazzi? Ah, io volo. Infatti sei in partita da Ragazzi, noi. dove andiamo? Io non vedo Dove niente, sto solo per andiamo? loading. All'incrocio, No! nord-est. A est, a nord-est che ci sono l'accampamento, quello con le Nord-est, roulotte là ok. sotto. Questo è so. Ho fatto la piroletta con La la pirretta. piroletta. La pirola. Nord-est? Sì, c'è Nord-est. l'accampamento delle roulotte Ah, lì sì. sotto. Mi sta picchiando! Qualcuno, un'arma non c'è, Picchiategli la Mark. faccia. Prendi Ma io la sono in pistola e sparagli. H5, voi? Ma io non sono lì, cretino. Non ho la pistola, non ho No, munizioni! c'è il machete. Ma non ci Però sono due medikit, armi. io. Ma è vero, non ci... Oh, aspetta, Ho aspetta. una pistola senza munizioni, gli ho Ma io ho le sparato. munizioni. Occhio, Eliezer! Ok, l'ho ucciso. Sono in Bravissimo. server bleeding, però. Dietro, Chi? dietro, Dietro, ah, dietro, dietro! Ah! Esprit! Io sono in server bleeding. 2%, No, not 1%! cool. Sono morto. Merda. Ma dai, porca vacca. Che palle. Salve. È sparito via. E io sono davanti. Io sono morto perché non potevo muovermi. Che Ma vuol dai. dire? E Passo con la pistola. sparano ancora. Sono io, Io sono io. sono precipitato a terra e non No, potevo inseguito muovermi lui. dal pavimento. C'è uno che sta scappando qua alla mia sinistra. Ho preso Ethan, ho preso di nuovo. Siamo già i sopravvissuti di qualcosa noi E non tre, c'è amici. niente qua. C'è niente. Oh, Tanto. all'apocalisse Dai, interna, guarda, guarda, il detto lui. tipo è qua. Ah, non ho colpi io. L'ho colpito, ma sparategli! Non ho colpi. Se li sparo. Io lo prendo con la freccia. Colpisce, Marco! E l'ho preso. Minchia, no, ce n'è più di E uno, l'ho cioè. ficcato. L'ho preso di nuovo. L'ho ucciso, forse? No. Ma dai, c'ha 18 frecce. Oh, l'ho ucciso con Wow, l'arco, con mamma mia, se l'arco. sono Ok, che c'è un malato. altro. Ne hai uno dietro, Marco. Aiuto! Prendiamolo a pugni. C'è Occhio, una freccia Mark. sola. Dai, gioco, spawna le armi, spawna. Vai, Mark. L'ho presa. Prendiamola a Una volta pugni, l'ho prendiamola a presa, pugni, una volta. Mark. Aspetta. A Scopo la frase. pugni! A Tanto c'ha la pugni! freccia, sta sanguinando. Cosa sta succedendo? Aiuto! Aiuto! Ho con la faccia questa io. Tanto c'hai la mia freccia nel cuore, morirai. Non muore? Non muore. Penso io! No, non è questo il colpo. Cos'è? 30 vita hai, Mark, occhio. 64, ma non sta succedendo. Un pugno nei Ok, denti, gli l'ho ho. ucciso Ah, io, ci ha con un bruciato. colpo. Puttana! Esplorando il corpo umano, quante Quante cose cose che che impariamo. hanno. Forse sono un livoriano, non lo so. Sparo un colpo. Ma Ma dai! Ho detto l'ha è detto, stato tu spara che un l'hai colpo, l'ha detto. sparato. Eh no, L'ha l'ha sparato tu? No, no, ci sono fatto le prove, hai detto sparo un colpo e poi c'è stato un Marco. colpo. Cretino, che gatto, hai visto, Ha sai? cacato. Tu hai cacato. Cretino. Vedi? Adesso sono stato io, per esempio. Ma la smettete di sprecare Ma colpi? Eh? Ma tu non Non è eri TTT, morto? potete Io sono parlare voi due. morto, ma fa niente. Notte, cantiamo una Abbiamo canzone, 10 vai. secondi, Dieter, corri! Ma questo non sa guidare Oh, allora! però. Oh, aspetta! Porca miseria, che Dobbiamo arrivare spavento! vivi! Adesso i Siamo pantaloni appena sporchi. partiti! Siamo appena partiti! Marco, siamo appena partiti! Ho capito, Esprit. Cos'è che Esprit. siete? Siamo partiti, Ah, credo, ecco. Corvo, non so, magari gli Ma facciamo cosa vuol dire? Che ripetere, però strada non di sta merda c'è guidando qua? quello, questo. Dove siamo? Nei colli calabresi, Liezar, non riesce a Sì, guidare. lo In Sila Vai con siamo. un turbo, Eter, È solo col vaffanculo, se turbo. vogliamo. Ah, se ci ribaltiamo dobbiamo stare in macchina, mi raccomando. Io affondo con la Come? mia No, no, io esco, muori tu. Io nave. continuo la batteria e mi prendi i soldi. Aia! Aia! Ok. Perché Liezar? Ma si girano velocissimamente adesso le macchine, non capisco. Guido Moco. Vabbè, fumiamo senza fondo la macchina, ma è solo un colpo Vado con calma. divertimento. No. Che è successo? Amici, cosa cacchio di partita? Cosa Si è succede? bucata una gomma, Marco. Ma ti buco io, Ma dai! talebano. Ma cosa? Corvo, cantami una canzone. Pecorella! Grazie, Corvo. Mi sono emozionato, non E stavo io piangendo. rinascerò! Dove sta andando dietro, però? Servo a No, 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 no. Ma non primavera. potrò giocare. No. Eh no. Perché mi bugherò Dentro il. dentro il Dentro pavimento. sud-ovest, anche dietro. Sud-ovest. Mentre loro fanno i giocatori veri, vi racconto una storia. C'era una Vai. volta un ragazzino che era brutto, questo è deficiente. Ma quanto Un brutto e ragazzino che deficiente. era brutto e deficiente, Esprit.
E questo bambino... Cosa? Perché? No, ti stavo dicendo, no, questo bambino, Esprit, era brutto e deficiente. Anche perché, sai perché non sei tu? Perché era grasso il bambino, quindi non sei tu. Sì, non puoi. Veniva essere da poco questo bambino, era molto... Beh, era sparo, un secchione, tutti lo prendevano in giro. Prima ti dietro, ti devo sparare Marco. No, non sparare. Mi hai rotto i coglioni, dove sei Marco? Mi hai rotto i coglioni! Mi hai rotto i coglioni! Dai, fallo! Ma ha dato un pugno, l'avete visto tutti? Sì. Questo bambino aveva un problema gravissimo. Aveva... di grasso? Sì. Aveva un problema grave, okay, che aveva dei piccoli tumorini nella gola che non lo facevano parlare a dovere. Però era grasso, Esprit, non sei tu. Era grasso. Ma era proprio... Era ciccione, che... cioè non era... Poi, a causa di queste, queste cose nella gola, non è riuscito più a mangiare. No. Perché, appunto, il cibo è diventato secco. Ma secco, proprio una linea. Le matite di più. Sì. E questo bambino che adesso per comodità chiameremo Mauro, ma non nel senso. Sì, solo per nomi, perché sai, esatto, più che altro perché poi lui si potrebbe abbandonare. Quindi è un nome di fantasia. Ma non hai capito. Guarda, te lo dicono anche gli altri. Naturalmente, i fatti e le persone dette in questa storiella sono casuali. Però i nomi sono stati cambiati a caso. Cretino. Non sparare, cretino. Devo shottare Marco. C'è un problema. Questo bambino alla fine è morto comunque. Volevo che lo sapessi. Va bene. E adesso vogliamo ricordarlo così. Ma dai, io non lo voglio ricordare. Ciao Mauro. Che non sa parlare. Ciao Mauro. Dobbiamo andarci. Il gas è qui a breve. Le tue ultime parole sono state: Esprit. Sì, esatto. Esprit. C'è il gas. Hai fatto di cacare, dai. Forza. C'era un'era nascosta sotto terra. Comunque mi sono offeso, Marco. Ti ho detto che era grasso. Sei grasso tu. Era grasso. Tu sei grasso. Sei magro. Sei mai stato grasso in vita tua? È quello il particolare. Che sbaglio, ma adesso che venga da Povo, si chiami Mauro. Queste sono tutte coincidenze, però. Sei grasso. Coincidenze? Mi sparano. Ma sono qui davanti, solo. Qui sulla destra. Corri. Gli sparo. Con cosa spari? Ma stai fermo. La pistolina. Mi hanno colpito. Morire, credo no, che mi hanno colpito. Qualcuno è stato colpito. Ma c'è una macchina dietro. Vai, Mark. Ho sparato un po' di colpi, ma credo di non aver preso nessuno. Ti ho preso a te? No, a me no. E non è facilissimo. Aspetta, non scendete. Usatemi da come. È lì davanti, andiamo a uscire via. Non posso sparare. No, andiamo via. Prenditi utile. Esprit. Piuttosto, porta in alto la mano e segui il tuo capitano. Esprit, vorrei dirti che ti vogliamo bene. Ma io non dico bugie. Raccontami una storia, siamo sul fuoco adesso. Ti racconto una storia, dai. Allora, c'era una volta la storia di questo ragazzo che è metà russo, metà albanese, che si chiamava Nikolaj. Questo ragazzo era un ragazzo preso un po' in giro dalle persone perché era leggermente più alto della media, ma non troppo. Non eri tu, hai notato, perché questo qui invece era magro. Tu invece sei un ciccione. Giustamente. Anche io sono un ciccione, dovremmo dimagrire, Esprit. Scusami, hai notato, Esprit. Esprit, se devi dimagrire ancora è un problema. Esprit, è un casino. Sparisci? E niente, siccome siamo dei ciccioni, io e Not, faccio una storia apposta per noi. C'è Karim che mi scrive culo. Esprit. E niente, Esprit, io e Not fai una cosa, dai, dimagrisci ancora un po' e poi di lavoro fai l'ombra. Esatto. Sei molto simpatico. Sono in macchina, sì, ma sto guidando io. Sì. Beh, questa storia del signor Nikolaj da... E niente, da anche loro sono morti poco dopo per una malattia incurabile. Poverini. Cose che capitano, salutiamo anche loro, ciao. Ciao Marco, ciao Nikolaj. Che ci guardate da lassù. Sì. Vado dal sta finendo piano. La benzina, Liezza. Sì, appena finisce. La macchina la strada! Lontano. Ma questo sta... Macchia! Dove? Addio! Sì, no, scendiamo. Sta bruciando tutto. Addio, Ali. Babba! Beh, andiamo sulla montagna. Sì, dai, andiamo sulla montagna. Che mi ha fatto venire in mente una terza storia, amici. Mm-hmm. Di questo ragazzo che si chiamava Fabrizio. Macchina che... fatto posto da col... Sì. Che veniva sempre bullizzato. L'ho conosciuto anch'io. Non sapeva lottare questo ragazzo. Ma, e quindi veniva sempre bullizzato. In verità, chiamarlo ragazzo è un po'. Ha fatto la terza elementare nostra. A 47 anni, ma questo non era macchina da noi, macchina da noi. Vecchiotta, dov'è? Diciamo qui. Sul centinaio d'anni. Eccola qua. Anche il 103. Forse. È in fiamme, 113, sì. E quindi. Ma un'altra macchina di là. Quanto?
quante macchine? Cosa succede qui? Fabrizio rubava le macchine, come è venuto in mente, ecco, pensando a questa cosa qui. E infatti era di Torino, niente, non c'entra... No, era di Torino e ti pippava il motorino. Sì. Non è... Hai detto ero, però, c'è qualcosa che ci devi dire? Qua. Non è da solo, però. No, no. E dillo se ti muovi, che sennò va... Voglio! Chi è? Per andare a sud. Sparano qua api, dietro, qui dietro la collinetta. Io ci vado perché sono coraggioso. Dobbiamo andare a sud, dite, quindi siamo qua. Occhio. Bravo. Vedi? Sono morto quasi. Ma curati, curati, curati. Incurati, incurati. Ci sono 26 medici. Quanti secondi questo di merda? Prendili tutti, Marco, veloce. Devo ammazzarlo io. Ma voi 14, lo sapete che... Attenzione. Lo sapete, posso raccontare un'ultima storia? Vai. Sì, però quante ne sai di queste storie? Ne so perché mio nonno me le raccontava. Ah. Lo sapete, una leggenda che c'è a Povo, adesso Esper mi... Confermerà. Ah, se ne è stronzata Marco ti sciotto. Sono giuro fatto. Esiste, me l'ha detto una persona di Povo che è una persona anche importante, mi pare un assessore, un prefetto. Uno. E niente, e c'è questo omino che gira di notte ai bambini cattivi che si chiama l'omino della polmonite. Che questo omino che fa venire la polmonite fulminante ai bambini muoiono, solo quelli cattivi. Ma cosa succede solo a nord-est. Sì, nord-est, devo andare. Ti sciotto e succede solo qua. A Povo infatti, dalle 14 alle 14.25. Infatti Povo ha il record di bambini però... morti per polmonite fulminante. Per colpa dell'omino polmonite, che è questo uomo grasso. Esatto, ma c'è un grassi. perché l'hanno fatto, perché in tutte le altre parti d'Italia, quando vuoi, come dire, spaventare i bambini, usi la leggenda dell'uomo nero. E quindi tutto il resto d'Italia nasce razzista. Per forza. Esatto. Hanno paura dell'uomo nero. L'uomo della polmonite. L'uomo della polmonite può essere di tutte le razze e religioni. Macchina, quindi grazie uomo della polmonite. Addirittura è stato donna. Grazie mille. Dire. Ah, se la faremo i nostri eroi a farla franca o sarà franca a farsi i nostri eroi? Non lo so, spero per i nostri eroi la seconda. Diciamo sempre. Considerato che ci sono gli eroi qui. Era leggermente più a nord, forse leggermente. No, invece a me stanno un po' sul cazzo questi. Qua sono scopertissimi qua dietro. Quelli che sono caduti in battaglia prima, secondo me erano più simpatici. Dici? Sì. Davanti a noi sono sacrificati per la patria. Dove? Sono sacrificati dietro gli alberi infatti, qua, cioè hanno combattuto a mani nude. Sono dei veri eroi. Macchina davanti a noi, cioè, la veri eroi. Qui a vincere proprio davanti a noi, rimanendo vivi. Eccoli. Sono capaci tutti. Infatti, provate voi a vincere una partita combattendo e morendo nei primi due minuti di gioco. Esatto. E poi... Morto. E mangiatene tutti. No. Ah, finiti i colpi. Sono in server blinding 17%. Ah, 4% di vita, sono morto anch'io. Ma dai, come sono saltato come un pesce. E niente, è finita questa partita che era più che altro un racconto... Sì. ...incredibile delle nostre avventure. Buonanotte e buone... Botte. Bene, Marco. Ma perché Marco, è partito Baywatch? Disco, Kingo, Liga. Marco.